Ciao Rossella Maffioli, benvenuta a questo speciale salone su Sally TV. Rossella Maffioli è CFO, il Chief Financial Officer, il direttore finanziario di Gottifredi Maffioli. La storica azienda, lo possiamo dire, è un'azienda. Quanti anni ha Gottifredi Maffioli, Rossella? Tanti, quasi 100, perché in realtà siamo stati fondati nel 1926 e mi preme dirlo, siamo stati fondati da una donna, quindi siamo imprenditoria femminile nel 26, perché bellissimo. Allora, primo imprenditoria femminile, 26, quindi ci avviciniamo a grandi passi verso i 100 anni di Gottifredi. State già pensando a qualcosa? No, diciamo sottovoce, non vogliamo assolutamente, anche perché io e Luigi siamo la famosa terza generazione, certo. Quindi una generazione un po' malfamata. No, io sono stato in azienda da voi e sono rimasto affascinato dalle macchine, da come funziona, eccetera. In realtà c'è un misto di tradizione e innovazione pazzesca, perché voi fate le cime per le barche di Coppa America, per le barche oceaniche, insomma le famose corde che ci prendono in giro noi della vela, che si chiamano cime, queste robe qua. Diciamo che Gottifredi Maffioli è un leader mondiale, no? Allora, raccontaci un po' il punto dell'azienda. Adesso lasciamo da parte la storia, i 100 anni che arriveranno, eccetera, però Rossella Maffioli racconta Gottifredi Maffioli oggi. Gottifredi Maffioli oggi è, come dicevi tu, un misto tra tradizione e innovazione. Infatti siamo un po' innovatori per tradizione. In questo momento l'azienda sta crescendo sia nel mercato nautico che anche in tanti settori industriali, e negli ultimi anni particolarmente è cresciuto tanto la nostra quota di mercato nel super yacht. Quindi oltre alla parte racing siamo cresciuti tanto nelle barche grandi, grossissimi, sopra i 100 piedi, per cui questo abbiamo visto proprio un cambiamento di mercato, mantenendo sempre comunque anche una grande attenzione per tutta quella che è la parte di derive, che ci entusiasma sempre, insomma. Questa è un'altra cosa che mi piace molto anche vostra, cioè effettivamente i super yacht, perché è un mega trend dove l'Italia tra l'altro è il paese leader. Anche oggi in questi giorni al salone è stato detto la metà delle super yacht prodotte al mondo vengono dall'Italia, quindi evidentemente anche lì voi avrete un mercato di riferimento. Però mantenere un piede sul mondo delle derive, che poi è la porta d'ingresso, no? Dove si comincia poi la vela, dove i giovani cominciano e magari continueranno. Cosa ti piace di essere terza generazione e di continuare la tradizione familiare? Le cime cosa rappresentano per te, questo prodotto? A me sembra di non andare a lavorare quando varco i cancelli dell'azienda, questa è la chiave fondamentale, è parte della mia vita, della vita di tutta la mia famiglia, per cui mi sembra una cosa naturale. Io non mi sembra di lavorare quando arrivo in fabbrica, sono a casa, sono in famiglia con tutte le persone che lavorano insieme a me, per cui la cima è per me è ambiente naturale. Poi è strano, perché magari quando parli a Novara in mezzo alle risaie del fatto che fai corde, ti guardano tutti strano, dici: ma come, siete lontani dal mare, fate corde. Sì, cosa c'è di strano? Alla fine tante aziende del settore sono dalle nostre parti. Guarda, abbiamo una gigantografia molto bella qui allo stand, che è proprio una cima, no? Quasi, quasi ci sovrasta aggressivamente. Come è fatta una cima? Quali sono le parti? E dove prendete i materiali? Cioè come nasce, no? Cioè si prende la materia prima, sì, e poi... La materia prima, che è il filato, e di solito viene da grandi produttori internazionali, per esempio pensiamo ai marchi come Dyneema, Technora, PBO, e quindi si selezionano accuratamente. Una cima di buona qualità è frutto di una selezione attenta della materia prima e poi di mille piccole attenzioni e dettagli che noi dedichiamo alla cima. Da noi c'è ancora tanto contributo della persona. Le persone che lavorano con noi hanno tantissime esperienze e hanno molta cura nel dettaglio del prodotto, quindi appena qualcosa non sembra funzionare, stoppano tutto, ci chiamano direttamente, quindi controlliamo veramente. Il controllo di qualità è elevatissimo. E poi avete rapporti, penso, anche con campioni della vela, no? Navigatori, cioè fate le cime anche per i team di America's Cup, classi olimpiche, velisti oceanici. Con loro com'è il rapporto? È sempre un rapporto diretto, perché la cosa bella è che fortunatamente lavoriamo con grandissimi professionisti che nel tempo sono diventati anche amici, per cui c'è proprio un rapporto di fiducia reciproca, di stima che viene costruita anno in anno, e quindi con loro cresciamo, cioè grazie ai consigli di questi personaggi abbiamo sviluppato prodotti sempre più performanti, per cui la collaborazione con loro è essenziale per noi, sia i ragazzi delle derive, sia i
i professionisti dei team di Coppa America, i velisti oceanici, è proprio essenziale, alla base, ma sono, alla fine diventano amici, insomma. Certo. Se dovessi fare una torta, quali sono le percentuali di mercato dei vostri clienti? Cioè, come divideresti i clienti? Più cantieri, più privati, più team? Team soprattutto, tanti anche privati tramite la rete distributiva, cantieri, qualche cantiere con cui lavoriamo assolutamente di nicchia, perché comunque noi siamo un'azienda ancora piccola, siamo una quasi in realtà poco più che artigianale, diciamo, e quindi per noi i cantieri rappresentano una parte molto importante su cui vorremmo assolutamente investire e crescere, ma selezioniamo proprio collaborazioni di nicchia dove anche qui possiamo trovare un rapporto di collaborazione per crescere, sviluppare quindi prodotti sempre più performanti, adatti al tipo di imbarcazione su cui andiamo a metterli. Così sempre meno ti sembrerà di lavorare e continuerai ad appassionarti tanto. Senti, l'ultima cosa. Si parla di innovazione tecnologica a tutti i livelli, si parla anche di sostenibilità. Quali novità ci potrebbero essere nel mondo delle cime e nel mondo Cottifredi Maffioli dal punto di vista della tecnologia e anche sotto l'aspetto proprio della sostenibilità ambientale? Beh, tecnologia c'è tanto, c'è sempre più integrazione, l'industria 4.0, ma dal punto di vista invece della sostenibilità abbiamo switchato tutta la produzione delle cime basate su Dyneema verso il biobased Dyneema, cioè non abbiamo solo materiali Dyneema proveniente da materia prima bio, esattamente, quindi questa è già stata una scelta, e ancora di più siamo sempre volti alla ricerca per implementare sempre più prodotti che abbiano o un contenuto di materia riciclata o comunque proveniente da sorgenti biologiche. Siamo anche attivamente parte di alcuni progetti di ricerca nel riutilizzo delle materie, degli scarti, quindi siamo coinvolti attivamente anche in questi progetti perché sono essenziali, assolutamente. La tutela degli oceani è proprio alla base di quello che è il nostro futuro. La nostra vita, però. Esatto. Senti, il nuovo progetto alle porte, cioè cosa c'è dietro l'angolo? La prima cosa che si farà dopo il salone? La prima cosa che si farà dopo il salone, beh, per noi, vabbè, cose piccole, abbiamo il sito nuovo, il catalogo nuovo, ma poi abbiamo deciso di ingrandire la produzione, quindi andremo a investire ancora per migliorare sia dal punto di vista qualitativo sia dimensionale l'azienda, per cui insomma ci crediamo. Quindi sito nuovo, tra poco Cottifredi Maffioli su internet. Esattamente, nuovo sito, nuovo catalogo, quindi speriamo presto, ci stiamo mettendo forse troppo, ma siamo talmente appassionati, coinvolti in quello che facciamo che poi... Grazie Rossella Maffioli. Buon divertimento allora.